Martedì 7 aprile, siamo in quarantena per questo coronavirus. Mamma mia, che periodo strano che stiamo vivendo. Stiamo vivendo nella storia. Come state ragazzi? Come state passando questa quarantena? Cosa state facendo per non perdere la testa in questo periodo? Io ho pensato di fare questo video per passare un po' di tempo io, perché almeno faccio qualcosa, per farvi passare un po' di tempo a voi, per darvi un po' di, non lo so, spero di farvi qualche risata, non lo so, comunque avevo voglia di fare questo piccolo video per darvi un po' un aggiornamento su questa situazione che è veramente assurda. E ho pensato, perché non far vedere come io passo le giornate, visto che sono costretto in casa con questa stagione magnifica? Magari a voi viene qualche idea, non lo so, datemi qualche idea voi a me per passare il tempo. Quindi, come sto passando questa quarantena? Inizio la mia giornata svegliandomi troppo tardi, perché solitamente io mi sveglio alle 9 senza sveglia. Stamattina mi sono svegliato alle 11, giù di lì, e dormo come un sasso. E la cosa strana, visto che non faccio veramente un cazzo tutto il giorno, perché non si può uscire. Quindi la cosa strana è che io a mezzanotte ho già un sonno bestia, però la mattina dormo fino all'11. Quindi questa quarantena mi sta trasformando tipo in un bradipo. All'ora di pranzo c'è l'immancabile appuntamento con Jessica Fletcher, l'eroina della mia infanzia. Pranzo con lei e con la mia ragazza. Dopodiché, sì, è il mio turno, mi parcheggio davanti al televisore a guardare Amazon Prime. Sto guardando Scrubs, che non avevo mai visto per intero, sono alla settima stagione. Piango un pochino perché so che fra poco finirà. Quando tocca la mia ragazza monopolizzare il divano, io passo le giornate lì. Questo è Age of Empires 2 HD, il miglior gioco della storia, proprio della vita. A volte gioco da solo, a volte con i miei amici. Con la AI originale siamo dei draghi. Quando non gioco Age of Empires o sto al computer, mi dileggio a fare le foto al mangiare per la mia ragazza. Qui c'è del cioccolato, qui ci sono delle meringhe. Questo è perché la mia ragazza poco tempo fa ha messo un account Instagram che si chiama Forchettando, vi lascio il link in descrizione. Ed è un account in cui lei condivide ricette, foto del mangiare, dolci, tutta roba che prepara in casa. Lei fa il mangiare, io faccio le foto, quindi di nuovo link in descrizione, andate a seguirla. Siamo anche attrezzati, qui ci sono tutti i vari stoffe e fondali per fare vari sfondi. Qui ce ne sono altri, qui sotto c'è la luce che dovrebbe essere la luce overhead, quella da sopra che ora è smontata perché motivi mia. Comunque sì, sono foto un po' più sofisticate, un pochino più studiate, ecco. Bene, questo è più o meno come passo ogni giornata di questa quarantena, più o meno. Ogni tanto però c'è qualche piccolo picco di speranza. Un paio di volte a settimana infatti mi imbarco in una magica avventura. Una magica avventura fuori casa. Fortunatamente c'è il capitalismo e questo vuol dire spazzatura e questo vuol dire che un paio di volte a settimana è scappiglia un po' d'aria, un po' di sole, 100 metri di sollievo. A volte faccio anche il criminale e faccio una deviazione tipo di 20 metri, 50 metri e passo dal centro, visto che abito letteralmente in centro. Vi faccio vedere com'è la situazione a Cecina con questo coronavirus. Non c'è nessuno, o quasi, meno male, se non si guarisce mai. Questa purtroppo rimane qui parcheggiata. L'ho usata un paio di volte per andare alla posta, ma niente di che. Anche se in quelle varie uscite mi sono levato un po' di soddisfazione. Una cosa che però ho fatto, vedete in un video futuro, è ho verniciato questo e questo. Però, come ho detto, lo vedete più in là in un altro video. Da quando sono costretto in casa però ho ripreso in mano anche la chitarra, o meglio le chitarre, perché una
è lì dietro quella acustica. I risultati non sono eccellenti come non lo erano quando ho smesso di suonare. Certo, allora sapevo suonare un po' meglio, ora... Ma comunque sì, visto che abbiamo tanto tempo a disposizione, visto che siamo costretti in casa, ogni tanto prendo la chitarra e strimpello qualcosa. Poca roba perché sono duro come lo ero qualche anno fa, come ho detto prima. A inizio quarantena, quando tutti mettevano la musica fuori dalla finestra, ho provato anche un po' a suonare con l'ampliatore messo sul davanzale. È un video che non vi faccio vedere perché vi voglio bene, perché facevo un po' cacare, ero un po' troppo arrugginito. Ora, come tanti di voi sapranno, spero, stanno uscendo i video che ho girato l'8 aprile insieme a Gianluca. Dopo quei video ci sarà il video in cui Vernice pezza la moto e a quel punto spero si possa riuscire di casa. Ma comunque sia, sto scrivendo video nuovi, ne approfitterò per girare almeno un Halo User Edit, visto che posso farlo in casa. Ho scritto il video sul setup del casco per questo 2020, anche se, tenendo le dita incrociate, fra un mese o due cambia. Nel senso che se rincomincio a lavorare, comprerò il casco nuovo. Video che ho scritto ma che non posso girare perché devo per forza andare fuori casa. E quindi capite bene che io posso scrivere quanto mi pare ma non posso farlo uscire. Un altro video a cui sto lavorando è il tutorial per fare le foto alla moto col telefono. Sì, insomma, roba a bollì ce n'è abbastanza in questa quarantena. Diciamo che non mi annoio più di tanto. Sto anche pensando di fare un video in cui descrivo il mio garage dei sogni, perché una cosa che mi sta mancando veramente un casino è avere uno spazio mio chiuso dove poter lavorare alla moto, dove fare qualche lavoretto, insomma un piccolo laboratorio dove creare qualcosa. E quindi stavo quasi pensando di fare un video sul mio garage dei sogni, cosa ci vorrei mettere a livello di moto, attrezzi, come vorrei strutturarlo, come, proprio come me lo immagino. Anche questo sarà un video fattibilissimo perché posso farlo tranquillamente qui in casa davanti alla scrivania o davanti al poster del miglior film del mondo, ed è un video che richiede solo tanta immaginazione, ecco. Comunque sia, arrivando alla fine di questo video un po' così, un po' leggero, un po' fatto per passare un po' di tempo, sperando di aver fatto passare 5 minuti di tempo anche a voi, facendovi fare anche un mezzo sorriso, insomma, spero di avervi allietato la giornata per 2, 3, 5 minuti, quanto verrà lungo questo video. Se vi va, raccontatemi qui sotto nei commenti come state passando questa quarantena, come state facendo per non uscire di testa, soprattutto se avete qualche idea particolare per passare il tempo. Sperando che questo periodo finisca alla svelta, siamo sulla strada giusta, dobbiamo solo stringere i denti un altro pochino. Sono ottimista e fiducioso, quindi so che ogni giorno che passa siamo un giorno più vicini a uscire. Sembra una cazzata, ma qualcuno pensa che ogni giorno che passa è un giorno di quarantena in più. Niente, dai, spero che questo video vi abbia fatto staccare la spina per 5 minuti. Ci vediamo lunedì con un altro video in moto. Va bene? Ciao!